Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 bentornato Rasta, bentornato Rasta, 4 giorni, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, senza fare un cazzo, e adesso poi vi vado a spiegare il perché. Prima di iniziare, terza sponsorizzazione del mese con Che Calcio, che, anzi non posso dirlo, quelli lì, quelli lì, quelli lì, quelli lì, quelli lì. Io vi consiglio il polo, ci sono anche le maglie di allenamento che spendete di meno, con i pantaloncini corti, vi consiglio quelle o le polo, sono le due cose comunque adesso, cioè mettersi la felpa, si prende la felpa adesso, boh, secondo me non è che abbia un grandissimo senso, diciamo. Io vi consiglio quelle, io ho appena acquistato anche questa maglia qua, fra l'altro, la sono presa per me, sinceramente. Queste qua del Milan, che però non le ho viste su queste qua, ma sembrano veramente molto, 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 molto belle. Molto, 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 molto belle. Indi per cui andate sul. Vi lascio nei messaggi, lascio tutto quanto nei messaggi, andate nei messaggi e fate il vostro acquisto. Ci sono delle promozioni, andate pure a vedere. Più spendete, più vi danno roba. Bene, detto questo, vi racconto che è successo. Sabato sera mi è caduto qua il telefono al bar, ho rotto il telefono, non andava più. Appunto, già era più di là che di qua, povero Cristo, però proprio non andava più. Vabbè, non andava più. La domenica, naturalmente, i rappiratori sono tutti chiusi. Sono andato lunedì, e lunedì mi faccio, volevo almeno 2 giorni per ordinare il pezzo. Quindi siamo andati a mercoledì. Ieri la beffa, oltre a dare una beffa, ho dovuto pagare il pezzo, non si ricaricava più. Quindi oltre che ho dovuto spendere, lasciamo perdere quanto, buttando via dei soldi, perché potevo, mi aveva già detto quello lì, vai a prendere un altro telefono e risparmi i soldi, invece come un coglione, io sempre faccio di testa mia, ero convinto che si metteva a posto, invece non si è riuscito a mettere a posto. Sono andato a prendere questo telefono qua, che secondo me in confronto all'altro fa un po' cagare, è un Note 11, boh, vabbè. Comunque, preso questo qua, niente, vediamo se porterà fortuna alla causa. Vediamo se porterà fortuna alla causa. Detto questo, vi ringrazio a tutti quanti per gli auguri di compleanno. Vi ringrazio tutti, davvero. Siete stati carinissimi, avete scritto in mail, eravate tutti preoccupati per la mia assenza. Ringrazio i ragazzi di Telegram, di Instagram, di tutto quanto. E niente, andiamo un po' a parlare di questo. Tra l'altro oggi, vabbè, oggi è alle 14, naturalmente. Facciamo finta che il mio compleanno sia posticipato di 2 giorni. Oggi, fra l'altro, 16 è una data che per me è molto triste, perché ho perso una persona, addirittura, anzi, lo saluto. 15 anni fa ho perso, penso, uno dei miei 3 migliori amici che abbia mai avuto, quindi Roberto Cantone, che gli mando un grosso bacio. E niente, questa qua per me oggi, 16, non è che sia una data molto, diciamo, molto. Non è una data come le altre, di certo. Comunque, lasciando stare queste cose qua tristi, parliamo un attimino del nostro Milan. Allora, lo ci ha lasciati 4 giorni fa con le solite trattative, ancora si è concluso un cazzo. Naturalmente, ragazzi, la colpa non è della società. Il Lille sta facendo di tutto e di più per incassare sempre più soldi possibili per quanto riguarda la sua situazione precaria societaria, che sono un po' nella merdaccia, diciamo. Quindi Botman sta resistendo il più possibile perché vuol venire da noi, proprio ha scelto di venire da noi. C'è da dire una cosa però, c'è da dire una cosa. Allora, se Botman dovesse arrivare, bene. Però io vi dico una verità, io non disdegnerei neanche di tenermi Romagnoli come quarto, perché il terzo sarebbe. Come terzo, scusate, come qu e quarto gabbia, e tenere la stessa difesa che avevamo noi quest'anno, sinceramente. Non disegnerei neanche, perché per me la mia priorità, vi dico, non è Botman. Non è Botman. La mia priorità sono il 10 e il 7, oltre che il sostituto di Kessié. La punta già l'abbiamo presa, ne prenderemo comunque un altro, secondo me, oltre Aurelio. Io quei soldi di Pescamacca non li spenderei, ma neanche sotto tortura, 40 milioni, massimo gli do 20 milioni per Pescamacca, per me sono anche già tanti, perché bisogna vedere come giocherà in una squadra come Milan e non in una squadra come Sassuolo. Vi dico la verità, c'è questo Gnonco, questo ragazzo qua italiano, che è fra l'altro un bravissimo ragazzo, ha fatto il liceo classico, visto proprio.
una scheggia, fra l'altro, che mi sembra che sia molto valido, che secondo me con 15 milioni te lo porteresti a casa. Lì a destra, secondo me, per me non sarebbe per niente male. Naturalmente non ha l'esperienza che già c'ha un Decathlon, c'ha un Lang, che sono bravissimi. Naturalmente se arrivano Decathlon e Lang insieme, e anche dovessi sacrificare i soldi di Botman, più prendi Renato Sanchez, più hai preso Righi, più vai a prendere un altro attaccante, chiaramente per me sarebbe un grandissimo mercato. Sarebbe un grandissimo mercato, cioè Romagnoli comunque tanto non sarebbe titolare, so che molti non lo possono vedere, non sarebbe titolare, però a me non mi sembra che l'anno scorso ha fatto malissimo quando è stato chiamato in causa. Avrà sbagliato un paio di partite, ma le altre non. Poi vabbè, con Piero e Tomori è stato completamente un'altra cosa. Ma vi ripeto, Romagnoli per tenerlo lì a fare il terzo con Gabbia quarto. Cioè, quindi comunque arriva Botman, siamo tutti contenti, ma se non arriva che investiamo su qualcun altro più avanti, io sinceramente io sono ancora più contento. Perché quello che ci è mancato in alcune partite, cioè noi dietro abbiamo la miglior difesa comunque nel 2022. Ci è mancato in alcune partite proprio i gol degli esterni, poi visto che abbiamo riscattato Messias. Con questo non vuol dire che sicuramente noi giocheremo con ancora Messias e Salamaker a destra, perché cioè, lì bisogna fare di più. Nella maniera più assoluta noi lì a destra dobbiamo prendere qualcuno, dobbiamo fare di più. Poi non so che cosa vorrà fare la società comunque l'ha riscattato poco o niente, per me ha fatto soltanto che bene. Il Junior Messias secondo me meritava di essere riscattato per quello che ha dato quest'anno. Io Salamaker l'ho sempre detto che lo vedo più come terzino, lo metterei come vice o terzino sinistro che come ala, perché non sa saltare l'uomo, però sa difendere bene. E niente, questo è quanto. Come sicuramente arriverà anche un altro attaccante, adesso vediamo, però boh, io sono disca, io sinceramente io piglierebbe Belotti, a zero. Io c'è cioè, davanti con Origi, con Giroud, con Belotti come terzo, poi con Ibra quando rientrerà, io sinceramente. Io mi sentirei discretamente abbastanza sicuro lì davanti, anzi, se non dire anche sicurissimo, sinceramente. Dimentichiamoci che abbiamo Oliver Giroud davanti, oltre che Origi. Prendo un altro zero e risparmiare proprio quel gruzzoletto lì che ci serve per quelle due fasi lì, ok? Più il sostituto di che sia, anche che sia addirittura adesso non andrà più al Barcellona. Boh, insomma, io non riesco a capire, Franco, perché non abbia. Cioè, Franco, tu hai visto quanta sfiga che ha portato ad altri andare via così a zero, eh? Uno l'Eterno Secondo, l'altro l'ormai lo chiamiamo tutti Paperumma. Fra l'altro, apro e chiuso la seconda parte del video. T'ho visto un po' nervosetto, Gigetto. Zizzo, t'ho visto un po' nervosetto, t'ho visto come mai? T'ho visto un po' nervosetto. Ma, non avete visto un po' nervosetto, Donnarumma? Io l'ho visto un po' nervosetto, l'ho visto proprio un po'. La giornalista ha fatto apposta, naturalmente stronza, perché comunque non si fa, non si dicono queste cose qua, anche perché non gol del 5-0. Però proprio andare a mettere il dito nella piaga è stata. Cioè, sta sui coglioni anche i giornalisti per la sua presunzione, la sua cosa che c'ha. Cioè, addirittura proprio la giornalista è andata proprio a punzecchiarlo, dire non è successo la prima volta, fa, ma che volevo farlo? No, non c'era fallo con Benzema, non ti ha fatto fallo, si è dato un somaro, che è diverso. Benzema non ti ha fatto nessun fallo, non ti ha fatto nessun fallo Benzema, quindi Zizzo fai bravo, ok, assumiti le tue colpe, le tue responsabilità, che ne tante, e non rompere il cazzo, che di figure di merda ne stai già facendo abbastanza. Ho sempre detto che eri un portiere limitato, con grossissimi limiti, perché alterni tre parate buone, una cappella, tre parate buone, una cappella. Quindi comunque a noi poco ci importa, perché abbiamo uno molto più forte di te in porta, come. E chissà come mai l'avevo pronosticato io appena avevo visto Magnani, io l'avevo già detto, perché io comunque Donnarumma, quando è andato via e abbiamo preso Magnani, io l'avevo già pronosticato che andava a finire così, ma perché. Magnan già l'avevo visto contro di noi quando abbiamo perso 3-0 in casa con lì, la nostra prima sconfitta. Lui, comunque sia, quando faceva le grandi parate si è sempre esaltato, quando c'è le cappelle. Quindi, invece, niente, tra è giovane, però è giovane anche quando fa le cappelle. Non, allora, sei giovane anche, boh, non lo so, io sei giovane quando? Cioè, quando ti fa comodo a te, sei giovane, dai.
Detto questo, ragazzi, ci sentiamo dopo il live. Un bacio, un abbraccio, ciao a tutti belli.